parte sempre sta euforia. Ciaone a tutti, carciofi e carciofine. Ho cambiato saluto. Ditemi giù nei commenti se preferite. Madonna, ho fatto traballare tutto, ma sono dettagli. Ditemi giù nei commenti se preferite questo saluto o il vecchio. Per favore, dite il vecchio, perché sennò il mio compagno carcio si incarciofa di brutto, come se non ci fosse un domani. Iniziamo questo diavolo di room tour. No, allora, aspettate. Calmi. Ah, lo dico adesso nella parte iniziale, nella intro, perché se lo dico poi nella parte finale, come faccio sempre, nessuno la caga. Prima che questo diavolo di room tour parta, raggiungiamo i 10 like in un giorno. Perché una volta vi ho chiesto 15 like e 15 like in un giorno, ne avete raggiunti una settimana. Una settimana per 15 like, non un giorno. E quindi vi chiedo soltanto 10 like in un giorno. Se non ce la fate a raggiungere questi carciofi di 10 like in un giorno, vi ammazzo il criceto a tutti. Quindi raggiungiamo 10 like in un giorno e in una settimana proviamo a raggiungerne 20. Al massimo 25 se ce la fate. Siete dei grandi, siete dei grandissimi, siete davvero delle belle persone se ne raggiungiamo 25 in una settimana. Allora, iniziamo! Ush. Tutto sfocato. Allora, iniziamo con questa meravigliosa porta. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know. Cosa stavamo facendo? Stavo facendo cose con la porta. Allora, la porta avete già capito che ha un suo certo fascino. E spoiler, mettiamo la musichetta. Non notate che non so schioccare le dita? Oh, così ci siamo, ecco. Questo. Oh, frate. Oh, io. Ma tu che diavolo ci fai qua tutto bello sdraiato, eh? Smoke weed every day. Comunque, come avete visto, questa è la mensa. Sì, la mensa dove mangiare. La mensola dei Pokémon. Allora, a parte che do già una premessa che a me piacevano i Pokémon, adesso non mi piacciono più o meno, cioè non è che sono una fan proprio scatenata. Oh, cosa guardi? Cosa guardi? Tu, questa è la meravigliosa mensola. Non notate che io ho messo tipo fascia da indiano, Indiana Jones. E qua, ma mi dite quanto ero bella da piccola, quanto ero sensual. Cioè adesso ho perso tutto. Per questo servirebbe davvero la musichetta, però non ci abbiamo voglia di metterla, è così. Tan, tan, tan. Ok, ho una tastiera. Cioè potrei fare DJ. Non va. Volevi? Posso esibirmi? Lauri farà vedere la sua meravigliosa dote. Dopodiché il mio meraviglioso pavimento, come vedete, in legno. Ebano puro, veramente puro. Il mio meravigliao letao. Lo zaino a forma di coniglio. Il ritorno. Voglio mamicare. Poi non ne parliamo della parete. Sì, questa è la cosa più sensual che avete mai visto. Però la mia gamba è sempre più sensual. E dopodiché questo meraviglioso calendario. Vabbè, questo una comment proprio. E vabbè, fantastico con tutti i gatti che mi fissano nella notte. Sì, cioè, come si fa a resistere? Fantastic. E no comment. Sì, nel 2015 ho fatto una gara e ho vinto. We are the champions.
Quindi ci hanno stampato tipo un calendario, come ricordo, avrei preferito non ricordarlo. Il calendario dell'anno scorso, con questo tizio anche lui molto con un suo fascino. Il coniglio Pasquale. Oh, lo potrei chiamare Pasquale. Uè, Pasquale, ti piace sto nome? Non è vero che ti piace. Lo vedo che ti piace. Te gusta, ne? Canto la finestra. Ci sono dei pupazzetti tipo Pikachu, un porco spino, una scimmia, scimmia nuda balla, accidentali scarma. E alla fine volevi. Poi questo meravigliao comodao. Non si vede che ama l'azzurro, no? Non si vede, no? No, non si vede assolutamente. Ho soltanto questo e basta. E oro 22 carati, quindi con questo vedi come vendi. Passiamo alla scrivania. Allora, vi faccio vedere la mia meravigliosa postazione, che di certo tutti vorrebbero vedere. Vabbè, non è niente di che, però per avere 230 iscritti, manco 1000, non è neanche poco, no? 3, 2, 1. Shish! Ve gusta, è vero? Sì. Vabbè, questa... Ah sì, anche questa sedia è fantastica, non faccio sempre pubblicità, però è davvero fantastica perché praticamente ti obbliga a stare dritto. Perché io, passando molte ore al computer, eccetera... Bella! Ci sono io, to sensual. E praticamente qua, vabbè, le pennine, il diario di Anna Frank. Cioè, ormai avete capito, guardate che sexaggine c'è. Lauri, quanto eri bella. Poi praticamente questo è tipo l'angolo dei ricordi. C'è questo qua che come al solito mi stalkerano la notte. Questo è un coniglio che ho da 12 anni esattamente, perché questa foto dice tutto. Best friends forever. E ovviamente anche lui mi ha friendzonata. E questo, vabbè, è un gatto, dovrebbe rappresentare la mia gatta che è apparsa nel altro video. Questo gufo sempre sensual. Questo angioletto che mi protegge, mi stalkerà sempre, il criceto la notte. E questa bellissima palla di Roma, una tartaruga, come si dice, le shish, come ricordo, le bomboniere, ecco, le bomboniere. Io sono una bomboniere perché sono un magico orsacchiotto che ti porta fortuna, anche se io sarò sempre frenzonata. Questo non è uno sponsor, al piano superiore. Io odio le Barbie, le ho avute sin da piccola, però le odiavo a morte. Praticamente questa meravigliosa colazione di animali che ovviamente le avevo comprate in Croazia. Saliamo di nuovo e c'è di nuovo il mio sguardo da maniaca. E quel cane che mi vuole di nuovo stalkerare. E là c'è una mini che ho costruito. E lì c'è un altro coccodrillo. Madonna, stavo per cadere. Mi ammazzavo davvero. Per farvi un po' capire, praticamente io mi metto qua su questa bella sedia. Ci sono i microfoni, perché sennò non si sente una min. E c'è la luce puntata in testa, che bello, perché sennò non si vede niente. Niente spoiler, sono delle clip. Se il mouse funzionasse. E sì, praticamente mi viene questa telecamera e poi schiacci col mouse su questa cosa, sta cosetta, e ti viene il video. E basta. E poi ti salva nei file multimediali. E poi la parte più noiosa, montare tutta la roba, che noiosa. Voi vi chiederete perché fai tutta questa fatica, che alla fine ricevi al massimo 10 like. Perché sì, io mi impegnerò sempre, anche se mi darete poco, perché io lavoro tanto per poco. Dopodiché la parte seconda. Qua ci sono fantastici pupazzi, fantastici animali, dove trovarli. Non è la pubblicità del film. C'è sto coniglio cronometro, non so come si chiami. Questa è una crema per i brufoli. E questo è sempre un orologio, ovviamente di Morellato. Andate a Morellato. E non è sempre una pubblicità. E qua praticamente una scrivania tutta dedicata a Minecraft. Sì, non si vede che amo Minecraft, no? Non si può assolutamente paragonare Van Gogh a me. Io sono molto più meglio. A parte che in teoria tutti penserebbero che al contrario, cioè che sarebbero delle ciliegie, però in teoria io non ho disegnato delle ciliegie, io ho disegnato dei fiori, però qua non so perché ho messo... Sì, è troppo carino sto ermellino, però la mia gatta Charlotte è molto più sensual di te. Volevi. E questo è un pony, mai detto il pony. Questo è un altro disegno con le sabbierine, i sabbierelli. Questa non è sempre una pubblicità per i sabbierelli. No,
Non sto facendo niente, no? Faccio solo cose qui sabbiarelli. Sono talmente fan che mi si sfoca la telecamera. Sono talmente fan che di Minecraft che praticamente ho fatto la fornace proprio fai da te con la carta e la torta, la cake. Quanto sono British. E qua ci sono delle cosette che vi faccio adesso vedere se riesco a sposare. Sposare la telecamera. Volevi! Vabbè, passiamo. A sotto, qua praticamente c'è il mio bel telefono, meravigliao. Sempre non faccio pubblicità alla Chuck, se gira, se registra. Volevi vedere sotto? Qua ci sono dei mazzi di carte Pokémon, sempre non sono una fanatica dei Pokémon, no? No? Oh, mi siete mancati... No, non mi siete mancati per... Maghe carciofo. Ciao, Laura. Ah, sì, qua ci sono le mie idee per i video. Ah, e voi vi chiederete: Maghe carciofo ci fa un spazzolino su una scrivania da editing? Ebbene, lo uso per molti scopi. Morsicaggio. Oh, carciofo, guardi. Ma fatti un carciofo di cavoli tuoi. Non posso fare le cose con il mio spazzolino? Ah, regà, ho fatto appena la outro, ma da brava carciofina mi sono scordata di recensire questa bella mensola, quindi ve lo faccio subito perché poveri cristiani. Poveri carciofi, come fanno senza la loro stalker? Come al solito mi fissano tutti perché... Ma che carciofo! Non vi rovino questo momento sensual. Qua ci sono tantissimi libri, visto che io sono una... brava lettrice, infatti c'è Cenerentola che è un romanzo lunghissimo. Sì, Sofì, ciao Sofì, Sofì e Luisi. Una lontra, perché non sapete, non lo sapevate, ma il mio animale preferito è la lontra. Bene ragazzuoli, il video è finito. Scusate se viene un po' corto, ma non verrà corto con la mia lentezza. E perciò, ciaone a tutti, carciofi e carcio fine! Ciao belli, a regalo.